Buonasera a tutti, alla Doccolomo. Praticamente piove da stamattina e piove forte, fa pure freddo. Abbiamo acceso un po' la stufa, ovviamente quella ad aria, perché quella ecologica che mi ha portato il carissimo Antonio Di Vece l'altra volta, quella la uso la sera. Maledetta primavera! La uso la sera, prima di andare a letto, giustamente, che mi riscaldo un po', che fa... Questa fa vapore, quella lì invece fa la luce, che ci sono dei... Ci restaccia! Il neon, ci restaccia! E quella riscalda di più. Bene, giustamente siamo all'anno nuovo, e io ancora cambio il calendario, maledetta primavera. Cioè io ho il calendario vecchio qua, questo qua, che non serve più, lo tolgo. E ora c'ho questo calendario qua, guardate, che questo è il nuovo 2021. Sempre buon anno a tutti, 2021. Questa è la stufa che ho acceso io, e questa qui, l'ho detto, questa è talmente potente questa qua, questa qua, questa, questa qua. E niente. Guardate, quando la giornata è così, cosa bisogna fare? Come sempre, regalare un sorriso a tutti quanti. Speriamo che, giustamente, quelle linee sono tutte intasate, ingasate. Ce ne sa! La detta per me, l'internet va e non va. Ma purtroppo, quando ci sono le feste di mezzo, voi sapete, quando ci sono le feste di mezzo, è così. Ma io dico che io stamattina ho provato a chiamare anche la Vodafone, ma ti mettono in attesa. C'è stato mezz'ora a aspettare la chiamata, cioè, ma siamo sicuri, uno vuole bisogno di un aiuto. Voi per sapere come mai la connessione è lenta, cioè io viaggio, sì, ma c'è da voi si spezza, cioè non è normale, cioè noi paghiamo. Cioè, meno male che siamo nel 2021. Vedete? Non cambia niente, cioè 2020 è, 2021 è. Cioè, vabbè, dai, cambiamo discorso. Siamo arrivati già sabato. Domani è domenica, il 6 è la Befana, il 7 penso che torna tutto nella normalità. Mio padre ha cucinato questo, guardate, mamma, esatto, tubettine con pomodoro, formaggio, cipolla, patate, ma no! Bene, prima di andare all'inizio alle danze, perché la fam, dici che ci ho fatto, giustamente, stamattina, avevo mal di testa, mi sono preso un occhio, mo stasera ce l'ho leggermente, ma secondo me è anche il tempo, quando c'è il suo tempo di cacca, per non dire sto merda, le Christiane sono tutta malata. Allora, innanzitutto un saluto speciale sempre a tutti quanti e di nuovo buon anno a tutti. Maledetta sette. Salutiamo anche il manager Alessandro, tutti i gruppi e il gruppo Madà. Un saluto speciale grandissimo Giampaolo Milano e tutta famiglia. Salutiamo Gianfranco Luisi e tutta famiglia da Bari. Salutiamo anche Gino Corretto e Fabiano Verdieri, veramente è così. Lui a mangiare, mocca papà Nicolò, che piatto, ma ha fatto un piatto gigante. Ma mangiare tu questo, ma che mi metto un po' di pepe, meglio. Ma c'è, ma me cade un malefino. Il tempo che carica il video, giustamente, io mi metto a guardare il film. Perché qui c'è la procedura. Cioè,
Io faccio i video e lo carico, poi il manager fa tutto lui. Il mio grandissimo Alessandro. Bravo, buono e gentilissimo. Magari! Cotto e mangiato. Buono. Troppo esagerato, come già, cioè, mio padre mi ha preso proprio per un... come una macchina. Poi è buono. Ma che buono. Dice per il scaldone che faceva freddo, mi sono fatto la polenta, ma la polenta a me non mi piace, però non fa acqua capriccio. Dove invece fare la neve, sacchiò, ma ce l'ha veria. Jessica che dorme sempre, Jessica! Qua c'è un gatto che dorme sempre, ma stiamo scherzando. Io ho visto ce l'avano un gatto che dorme sempre, un gatto che non abbia paura dell'acqua, della neve, di niente. Il nome della mia gatta è talmente speciale, io ho un gatto talmente brava e speciale. Speriamo che lei campa 20 anni. Io mi avrei picchiato un gigante. Jackass mi ha fatto casino. Jackass mi ha fatto casino. Figuriamoci se picco un gigante. Se mi picco un gigante, si mette a raschiare dappertutto. No? Allora, speriamo che Jessica campa 100 anni. 100 anni, ma era buono. C'ha 5 anni. Devi fare 6 anni l'anno prossimo, camperà altri. Camperà altri 15 anni. Dopo di questo, io poi non prendo più gatti perché no, non per gli animali, per carità. Perché io ho un divano a sedia, che poi, cioè, ora non vi posso far vedere perché c'è il motore, vediamo se si vede bene bene. Perché qui il motore non lo posso lasciare neanche fuori. Stacchiamo. Guardate che cosa mi ha combinato. Questo mo è un divano, guardate, tutto screpolato. Cioè lei ha il vizio che va a graffiare le cose e non va bene così. Questo qui appena comprato, diciamo che questo qui ha un anno di vita. Guardate. Tutto screpolato, cioè ma stiamo scherzando? Ah. E questo che vi ho fatto vedere si chiama divano poltroni sofà, che me l'hanno regalato nuovo, cioè non per gesto, perché gesto è bravo. Voi dite ma tagliaci le unghie, io le unghie le taglio, purtroppo lei si va a filare sempre là. Poi ho un vizio che hanno tutti gli altri, che vanno a raschiare tutto. Io c'avevo anche il coso lungo, che lì tutti i cazzi vanno a schiare le unghie, ma quella là sai che faceva? Da non fatto, cioè, scusatemi, lei ha il vizio, proprio il vizio, che deve fare i danni, però, quando sono io qua, non li fa perché gli fa, che fatto, che fatto, e lì si fa, ma quando io vado su, li vado a lavare, li vado a vestire, o me li vado a fare un giro. Lei, ah bello, il padrone mio se n'è andato, ora mi mette a graffiare tutto. E non va bene così, e no. Va buono, va su. Insomma, sono sempre animali che vengono rispettati. Mo' fa, dice un detto, meglio che sciacchisti, che non castelli. Un tutto speciale a Capotreni, grandissimo. Ora di treni ne sto vedendo di meno, perché è zona rossa. A Prim,
L'un passava o vado a L'un passava o vado a E la KJ, perché tu la KJ? Perché fai l'abitudine ogni mezz'ora che passa un treno. O no, ogni due minuti, tre minuti, uno va e uno va. Uno va e uno va. E come fa questa donna? Te non puoi riposare così. Allora, purtroppo, voi dite, ma le persone, io voglio andare pure a lavorare. E anche quello è giusto. Vediamo che il blockhaus finisce il più presto possibile. Che tu la capo. A Lvav! Lvav! Maledetta ti Vav! Domani mi sono dato uno scudo da capo. Perché è il tempo. Meno male che non ne avrei tutti. Quando si dice che non ne vuoi più, poi li mangi. Ma che? Buono. Ma che? Faccio un fritto, mo sto dalla cresta, mia me. Stamattina mi sono alzata alle 12, no? Ho fatto il caffè, mi sono lavato, come sempre. E manca la preti, sono fatto. Cioè, sono stato! Sono stato! Non dico caffè! L'aria male! Siamo nel terrorismo! Mangia e fa la spice! Maledetta mia madre! Maledetta! Maledetta mia madre! Mo! Questa settimana, la settimana prossima, vado a vedere se faccio un po' di spesa. Ciao maffè! Però io volevo andare a fare la spesa. Al Sigma non mi fanno fare il video. Ma purtroppo. Vedo se vado al Sigma faccio un video. Se no lo devo fare a Viadana. Sembra se si può andare a Viadana. Perché se si va a Viadana, devo fare un po' di spesa. Mi devo prendere qualcosa di male perché. Come le donne incinte. Io quando ho un desiderio, faccio finta che sono una donna incinta, perché le donne incinte, voi sapete che quando hanno il desiderio, devono esaurire il desiderio. Ma almeno lì c'è la pescheria. Perché una volta mangiamo la leish, ma dai, non si è mangiato tutta addossata mai la leish, ma stiamo a scherzare. I polipi non li prendo perché se li fanno pagare con il perché, cioè un pulpo. Il polpo di scuola 25 euro al chilo, quando mai? Che io li vendevo giù, quando li pescavo i polpi giù, li vendevo a 10 euro, 8 euro. Massimo a 10 euro li vendevo, pure a Ricciati, a 10 euro, dopo, a 25 euro al chilo. Un polpo che sei tu che 50 euro. E che 50 euro, sai cosa spiego? La strage, dai! E niente. Ma mo, Giampaolo Milano ha detto che mi deve portare gli altri polipi, il grandissimo Giampaolo Milano e il carissimo Federico Buffi. No, beh, Nerchio, ce la fa! Vabbè, facciamo più subito di Federico e la bellissima Letizia, la moglie di Federico. A me i polipi mi piacciono tanto, cioè da me, ognuno, quando la Gallia aveva anche lo scappi, e non a cuda prezzo, nel senso buono. A me i polipi sono sempre piaciuti. Quando c'è via Mara sott'acqua a pescare i polipi, non li mangiavo mai, perché li vendevo. Ma non ci sono più a Bari, e dove pup non ci sono, dove pup la da sciacquatè e costa, dove la vuoi di mangiare? Come fai? Purtroppo. Poi dite la re, quando potete la re, qualche yuma sta andando nel bene, qui. Poi la destra dice che ti parla male, ma io non ci credo. Sono tutti acri. Dai! Alla doc. Ah! Mi hanno regalato un calendario, emergenza sanitaria, 112, numero unico emergenza 112, madonna. La mat. Mate.
Uno dice, no, no, si può chiamare, lo chiama pure telefonicamente, non con pure sopra calendario. Adesso tu proprio stai, cadavere. C'è l'altro Mario, gommista, Cagna Benelli, madonna. Tutto loro hanno fatto la stronzata. Ma che? Mi raccomando, chi non è iscritto ancora sul canale YouTube alla Docco Romolo, iscrivetevi, sempre con gentilezza. Chi non è iscritto ancora sulla nuova pagina Facebook alla Docco Romolo, iscrivetevi. E chi non è iscritto ancora su Instagram alla Docco Romolo, iscrivetevi. L'altra volta, non mi sono fatto la barba, mi sono tagliato, guarda, qua. E sono dalle croste, però io sono un vizio che faccio così, eh? E non li devo toccare, perché se no non basta mai, maledetta primavera. Io mi voglio fare crescere la palma, ma purtroppo, se sono rimaste le croste qua. Addio. Mio padre oggi è andato a fare la spesa, no? Stamattina è andato a fare la spesa. Romolo, il cuore non l'ho trovato, perché non è arrivata la roba di, sai, la canna, perché tutte queste feste, poi le persone hanno fatto tanta spesa. Ma ha preso il fegato e la canna di cavallo. Io pure se il fegato era su, la canna di cavallo ce l'ho giù. Ma quella là, mo la do congelata, quella lì, domani. Domani ci mandano, venire due lare a mare. A quanto mai sono fatta schifo? Ma a me la figura di adesso la stiamo chiedendo. Maledetta primavera, maledetta. Toma fa. Qui per salvarmi il sedere, scusatemi il termine, il sedere, non ho detto quella cosa brutta. Ci vuole un lavoro. Un lavoro e canale. Lavoro e canale. E se non siamo in manzo. Madonna, dai! Mi ha fatto un freezer, tutto a bassi polipi, astice, polipetti, pesce, tutto. Mi scatta, siccome gli ha fatto qualche video buono, io sono a parlare italiano e dialetto barese, perché c'è gente che non deve capire il dialetto barese e gente in italiano che non capisce il dialetto barese e dice, ma mai sì che sta dice? Mamma! Un saluto speciale a Piero, alla bellissima Sara dall'Abruzzo, grandissimo Piero che mi ha fatto un bellissimo regalo. Come si chiama? È una cassa Bluetooth. E anche karaoke. Mamma! È proprio l'originale quello là. Buono. Madre. Immagino che finisce tutto questo caos quale persona dovrà venire a trovare. Però mi raccomando, quando mi dovete venire a trovare, non fate come hanno fatto precedente fa, che scavalcano le cancelle, non va bene così. Ti fanno trovare per strada, ti suono, non va bene così. Dovete avvisare, mandate il messaggio sulla nuova pagina Facebook, alla Docco Romolo, o vi risponderò io, o vi risponde il manager. Precisamente, se non risponde il manager, rispondo io. E poi vi dico se o no. Maestro, buonasera. Le possiamo venire a trovare domani? Io ti devo dire se sono a casa o no. Se ti dico no, non venite. È meglio che ci contattiamo per messaggio. Perché c'è gente che è venuta e ha scavalcato pure il cancello. E questa cosa non va bene. In una proprietà privata non potete scavalcare il cancello. No, puoi avere ragione, dovete andare sul tolto. Ma io vado a trovare il maestro. E tu fai, per andare a trovare il maestro, tu scavalchi il cancello. Non va bene così. No. Allora, scrivete la nuova pagina a Facebook, alla Docco Romolo, e ci mettiamo d'accordo. Se sono a casa o non sono. Perché è capitato che non c'era a casa, e sono delle persone. Poi sono suonato pure il camerino a casa mia. E il mio passo va dormendo, poverello, cioè, ma stiamo scherzando. Io voglio vedervi, però ci dobbiamo sempre comunicare tramite telefono, tramite messaggio. Bene, io vi ringrazio, come sempre, tutti i bimbi, amerò.
E ci aggiorniamo domani, come sempre, nel videocena, alla Docca Roma. Vi auguro una buona serata a tutti. Stamattina siamo come un fischietto. E niente. Ma mi fa sangue da mia. Carica il video. E poi mi metto a vedere un film. Ma! Yes, maledetto, oggi dico più che niente. Mi sa che Babbo Natale mi fa un bel regalo. Dice, grande maestro della tenebre, tic, niente più. Ma alla doc. Ma!